Sein. Ciao a tutti, sono Francesco Centemeri, sono stato rappresentante dell'Istituto del Frisi nell'anno scolastico 2020-2021, adesso sta per avviarsi un nuovo anno scolastico, quindi mi sembrava giusto fare un video con qualche dritta per i nuovi studenti e per chi magari studente lo è già. Iniziamo subito, numero 1. Allora, se vieni al Frisi devi assolutamente sapere almeno chi è Paolo Frisi. Paolo Frisi è uno scienziato e matematico del XVIII secolo che tra l'altro trascorse l'infanzia con Verri. Fece debutto con uno studio approfondito sulla forma della Terra, però poi si dedicò anche a studi riguardanti l'elettricità e la luce, che all'epoca erano qualcosa di completamente nuovo, studiando radiazioni, frequenze nell'etere, quindi diciamo che non ci aveva proprio azzeccato, però stava andando in quella direzione. Tra l'altro fu spesso interpellato da magistrati famosi per costruire opere pubbliche, ad esempio i canali che vanno da Milano a Pavia. Non ci sono altre cose particolari da dire, a parte che è nato a Melegnano, dove c'è appunto un altro liceo Frisi, e che poi gli hanno dedicato il liceo Paolo Frisi di Monza. Ce n'è anche uno a Milano, però quello di Monza è più figo. Punto numero 2. Come interagire con i professori. Allora, al Frisi esistono bene o male due tipi di professori. Esiste il professore cattivo e il professore buono. Il professore cattivo è quel professore che in realtà non è cattivo, però ha un po' di polso e con lui si studia. Il metodo per interagire con lui è semplicemente impegnarsi. Studiare, fare le cose per tempo, fare quello che bisogna fare, quindi compiti, studiare, interrogazioni, andare bene e fare buone impressioni su di lui. Mi raccomando, stare su dei composti, vestirsi in maniera decente, non come me adesso che ho una maglietta della NASA a caso e sono in pigiama. Però insomma, comportarsi bene. Quello che dovete fare con quel professore è garantirvi il suo rispetto. Per quanto riguarda invece il professore buono, la tecnica migliore è quella di interagire con lui a livello quasi personale. Non nel senso che dovete chiedergli ogni giorno come sta il tuo gatto, però certamente è un professore con cui potete anche avere un po' più di dialogo. La scuola, vi accorgerete crescendo, è soprattutto dialogo, quindi cercate di dialogare. Magari col professore cattivo non potete farlo, però col professore buono fatelo. Sicuramente un dialogo, instaurare una specie di rapporto tra il professore che non è semplicemente io spiego e ti interrogo, tu devi rispondere alle domande, ma è anche qualcosa di più, ad esempio perdere quei primi 10 minuti della lezione per chiacchierare riguardo magari a temi di attualità, a quello che sta succedendo anche all'interno della classe, dinamiche sociali all'interno della classe, può comunque aiutarvi nei rapporti con quel professore, quindi assolutamente fatelo. Se avete un professore buono, cercate di interagire con lui anche su questo livello, così comunque diventa anche un rapporto più umano. Se avete un professore severo, beh, fatevi rispettare e soprattutto rispettate lui. Numero 3. Come socializzare in fretta con i compagni. Il modo è molto semplice, certo c'è stato appena adesso il Covid, quindi però diciamo che esistono due modi, il modo online e il modo offline. E partiamo dal modo online. Ci sono diverse pagine su Instagram, Frisi Spotted, Dark Frisi Meme, non lo so, c'è anche Miss Frisi, Mr. Frisi ogni tanto, ma cambiano sempre, che vi possono aiutare a farvi conoscere in qualche modo, socializzare. Qui dipende un po' da che tipo di ragazzo siete o ragazza. Se siete il tipico ragazzo che magari sta un po' per le sue, ok. Se siete il pazzoide che vuole fare il ragazzo popolare o la ragazza popolare, sicuramente queste pagine vi possono dare una mano per farvi notare. Magari andate a vedere chi le gestisce, fategli domande in DM, Frisi Spotted sono simpatici. Sicuramente vi possono aiutare a socializzare online. Altre cose che possono essere interessanti sono sicuramente, vabbè, il gruppo di Monza Meme, la pagina più grande di meme che c'è su Monza. C'è un gruppo WhatsApp, potete fare l'accesso, trovate 200 ragazzi o qualcosa del genere. La vostra età non sono tutti Frisi, però magari potete mandare un messaggio. Ciao, sono nuovo al Frisi, c'è qualcun altro per Frisi? E fate amicizia. Per quanto riguarda invece la parte offline, che è quella più divertente, sicuramente il momento migliore per socializzare è l'intervallo. L'intervallo in questi ultimi 2 anni è stato un po' preso a calci, nel senso che non si è più fatto, ormai eravamo tutti in dad. Però il vero intervallo frisino, quello che facevo fino alla terza, era quello in cui il corridoio era pieno di ragazzi e si poteva andare al bar che c'era al piano terra e socializzare anche con ragazzi di altre classi, perché il corridoio si faceva, cioè, tutti assieme, no? L'intervallo era più bello. Era proprio bello perché si poteva socializzare in quel modo. Sicuramente andare a parlare con persone per il corridoio, anche di altre classi, può essere utile perché magari ti presenta l'amico dell'amico, il tuo amico, fai amicizia, insomma. Se no, si può anche fare riferimento ai corsi pomeridiani. C'è videomaking, c'è teatro, c'è cosa sempre di sport, insomma, basta guardare. Di solito c'è sempre un professore che è responsabile di quell'attività, basta andare da lui, chiedergli come si fa ad iscriversi. Non vuol dire PCTO questo, vuol dire semplicemente attività pomeridiane.
e permette di avere nuovi amici, perché ovviamente se fai teatro con delle altre persone poi diventi amico di quelle persone. E sono bellissime esperienze che io consiglio fin dalla prima, anzi ho fatto io stesso l'errore di partecipare solamente tardi, avrei dovuto partecipare prima perché veramente hanno tantissime opportunità e occasioni. Numero 4, strutture all'interno del Frisi. Sicuramente dovete conoscerle perché magari avete fatto la DAD o altre cose, quindi non sapete ancora come è il Frisi, o magari siete nuovi e quindi comunque sono importanti per non perdersi. Il Frisi è diviso in due strutture, c'è la sede e la succursale Mantegazza. La succursale Mantegazza è una ex scuola elementare di tempi di Bussolini, infatti ci sono certi strani slogan in palestra, mentre invece la sede è l'edificio principale. Gli spazi che ci sono palestre, palestre, palestre dappertutto, ci sono due palestre in sede e una palestra in succursale Mantegazza, però in succursale ci sono anche i campi da tennis, in sede c'è anche però la pista atletica che è condivisa con altre scuole, il museo Eisenberger, però in realtà è del Frisi Frisi, ok? Il resto dell'area, guardando la cartina, è semplicemente aule. Ci sono tre piani, il numero delle aule è diviso in questo modo. Ad esempio l'aula 314 è al terzo piano, primo corridoio, quarta aula. Molto semplice. Se vi perdete comunque potete sempre chiedere ai bidelli. Quindi per ogni piano c'è piano terra e poi primo, secondo, terzo piano. Ci sono tre corridoi, corridoio 1, 2 e 3, con numero variabile di aule. Comunque, meno male, ci si orienta abbastanza facilmente perché la struttura è schematica e si rivede per ogni piano. Spazi fondamentali sono la segreteria, il centralino, la vicepresidenza e il bar. Questi quattro posti dovete sapere a menadito, memoria, dove sono, subito. Allora, partiamo dal centralino, è il più semplice. Quando entrate in sede, quella specie di casotto che c'è sulla sinistra, dove ci sta, diciamo, tra virgolette, il portinaio, che in realtà non è portinaio, ma è personale ATA, quello è il centralino, ok? Si va lì per, non lo so, identificarsi quando c'è l'ingresso di un'attività meridiana o per ritirare qualcosa. Posto numero 2 è la vicepresidenza, che è subito dopo il centralino. Quando voi entrate in atrio, sulla sinistra c'è il corridoio che va verso le palestre. Ecco, la prima porta di quel corridoio sulla sinistra è la vicepresidenza, dove trovate il vicepreside. Il bar si trova nell'altro corridoio, quello che è sempre al piano terra, parte sempre dall'atrio ma non va verso le palestre. Il corridoio del bar è sempre pieno durante gli intervalli quando ci si può spostare. Una volta c'era Serim, i panini erano abbastanza buoni, adesso non so ci sarà ancora, quindi non ve lo posso raccomandare. Però insomma, se volete mangiare lì va bene, se no potete mangiare fuori, ma qui di questo ne parliamo dopo. Poi andiamo alla presidenza. La presidenza è importante soprattutto perché è collegata alla segreteria. La segreteria è dove andate a depositare i moduli. Dovete depositare un sacco di moduli nella vostra vita frisina, quindi sicuramente cercate di capire dov'è. Si trova al primo piano, che sarebbe quello giallo. Praticamente quando arrivate alle scale principali, sulla destra vedete che ci sono delle porte. Ecco, sono quelle porte lì, sono delle porte semivetrate, sono un po' opache. Quella è dove si trova la segreteria e la presidenza. Gli orari variabili, diciamo che all'intervallo è sempre aperta, quindi andateci lì. Punto bonus, ci sono anche le segrete al Frisi, infatti il Frisi è collegato con l'Eisenberger e il Mosè, una volta era una roba unica, però non sono accessibili, o meno non lo erano, però da quando hanno rifatto la casa del custode hanno scoperto una scala che scende verso il basso, mi hanno detto che potrebbe essere collegata, io non l'ho potuto verificare di persona, diciamo che le segrete del Frisi rimangono nella leggenda. Sicuro è che c'è un piano interrato, si trova vicino alla parte delle biciclette, non c'è granché, c'è il pianoforte che chiama fuori per il concerto di Natale. Punto numero 5, dove mangiare fuori dal Frisi. Allora, se fate attività pomeridiana oppure abitate lontano, magari potrebbe essere comodo mangiare uno spuntino fuori dal Frisi. Potete mangiare o al bar del Frisi, scegliete voi, oppure fuori. Se mangiate fuori, i posti assolutamente raccomandati sono, vabbè, la caveia, perché è il posto principale, è più buono, ci sono i tavoli fuori, ci sono i tavoli dentro, è sempre servito, va benissimo, e fanno le piadine, non costa nemmeno tanto, diciamo che con 5 euro ve la cavate, prendete la piadina prosciutto che costa 5 euro, se no prendete, non so, potete andare a mangiare al sushi, c'è il Tommy Sushi, però costa un sacco, se no c'è anche la Concordia che è un po' più avanti e fanno gli arancini e le pizze e costa pochissimo, costa poco. Però insomma, non è un posto a sedersi, quindi vedete voi dove volete andare, ok? Punto numero 6, sportelli e corsi di recupero. Se avete bisogno di imparare meglio qualcosa, magari avete difficoltà a scuola, il Frisi offre un sacco di sportelli, corsi di recupero, qualsiasi cosa praticamente, quindi
basta chiedere a un professore, anzi spesso sarà il professore se avete difficoltà a proporvi di fare uno sportello. E niente, sono comodi, quindi io ve li consiglio. Se dovete farli, fateli, anzi organizzatevi in modo da farli assieme ai vostri amici, che sicuramente vi divertite anche. Se avete bisogno di aiuto per ripetizioni nel pomeriggio, andando sul sito di Peer Tutoring Frisi potete trovare un po' di ragazzi, anche studenti, io non ci sono dentro, vedrò poi se entrarci o meno, però comunque che vi possono dare una mano affiancandovi nello studio, anche perché poi alla fine comunque sono frisini, quindi magari conoscono pure il vostro professore. Punto numero 7, ultimo punto di questa lista, l'organizzazione scolastica. Allora, questo è importante per capire dove si è nel contesto scolastico. A Frisi l'organizzazione scolastica è divisa in questo modo. Alla base ci sono gli studenti, il popolo, poi ci sono gli insegnanti che in realtà però fanno sempre parte del popolo e pure il personale alta che fa sempre parte del popolo. Poi per ogni classe c'è un rappresentante, anzi due rappresentanti di classe degli studenti e poi c'è invece il coordinatore di classe, o almeno così era, coordinatore del consiglio di classe, e poi ci sono due rappresentanti dei genitori. Le lezioni vengono fatte un po' a caso, però di solito inizio anno, fatevi leggere rappresentanti di classe. Conviene assolutamente, esperienza garantita al 100% top quality. Magari i vostri compagni potrebbero darvi dei problemi, è vero, anche gli insegnanti, però sicuramente entrate a far parte di quel mondo, ad esempio il gruppo dei rappresentanti oppure le felpe, queste cose qua, che sicuramente fanno cultura, fanno esperienza, soprattutto nel management e gestione del tempo e delle risorse, che al Frisi imparare a gestirsi il tempo è fondamentale. A livello successivo ci sono i rappresentanti di istituto. Io ho fatto rappresentante di istituto, comunque può diventare praticamente rappresentante di istituto, non è che serva avere buoni voti, quindi non spaventatevi, però comunque è una cosa impegnativa, cioè bisogna poi starci dietro. Comunque se volete approfondire l'argomento poi farò un video a parte, fatemelo sapere in qualche modo, tanto vi scrivete su Instagram da qualche parte, scrivete a WhatsApp, in DM, soprattutto qua nei commenti, dove volete, tanto in un modo o nell'altro mi reperite, che vi do qualche dritta. Quindi io ho finito, spero di avervi spiegato qualcosa di interessante, almeno di 7 punti di aver toccato uno che vi interessi. Vi auguro un buon Frisi, mettete like se volete, iscrivetevi al canale, non è necessario, però se vi piace fatelo, a me sicuramente non dispiace, e ci vediamo nel prossimo video. Bella!